Di pomeriggio siete spettacolari, con poco preavviso. Questi moduli, dammi un modulo, quello, dammi un modulo azzurro. Questi moduli sono un'arma di libertà, di democrazia, di cambiamento, di liberazione dei tribunali dalla politica, dalle correnti, dal malaffare. Ogni firma che a Salerno e in tutta Italia da oggi e fino a fine agosto verrà messa su questi 6 referendum significa un'Italia più bella, più giusta e più libera. Quindi grazie, perché io voglio che in galera ci vadano i colpevoli e non gli innocenti. Questo è il mio. Poi ci rivediamo a Salerno, perché qua c'è la dinastia dei De Luca. L'Italia è una repubblica, tranne che a Salerno, dove c'è una monarchia. Peraltro un monarca poco illuminato, perché siete l'unica regione italiana dove per scelta del governatore bisogna girare anche a 40 gradi all'ombra col bavaglio, che è una roba da fuori di testa, e spero che vi possiate liberare il prima possibile della mascherina e di De Luca, perché non si può giocare con la salute e col lavoro dei campani. E poi ho fatto un po' di ritardo, perché pensate a quanto sta crescendo la Lega, che fino a poco tempo fa era inimmaginabile avesse questi numeri a Salerno. Abbiamo appena incontrato 50 sindaci e amministratori locali di tutta la provincia di Salerno che danno e daranno una mano alla Lega. E quindi è bello, stiamo andando avanti, stiamo crescendo. Fra oggi e domenica ci sono 1600 gazebo come questi in tutta Italia. Io però pensavo a dei contestatori di sinistra un po' più numerosi e organizzati. No? Sono un po' deluso, perché sono in 7, quindi non c'è più la sinistra di una volta. Dai. Quindi, comunque, in democrazia ci sta, quindi io accetto loro, accetto anche le mascherine dell'Inter che vedo in giro. Cioè... Poi so che a Salerno avete conquistato con le unghie e con i denti una promozione che spero che non venga tolta per altri motivi e per altre... Quindi buona firma. Raccogliere 1 milione di firme a luglio e agosto col caldo e dopo il Covid può sembrare una roba da matti, però a noi piacciono le robe da matti. Io quando ho cominciato a fare il ministro dell'interno mi dicevano che sull'immigrazione non sarei riuscito a fare niente, ne sarebbero arrivati a centinaia di migliaia. Volere e potere, perché lo pensavo allora e l'ho fatto e lo penso oggi e lo rifarò. In Italia arriva chi ha il permesso di arrivare, punto e basta. Bravo! Non è possibile. Bravo! Perché poi De Luca impone la mascherina sul lungomare di Salerno e poi sbarcano a migliaia senza nessun tipo di controllo, quindi non ha senso. Arrivo subito, quindi in bocca al lupo, ci rivediamo a Salerno. Fate un applauso ai militanti che saranno qua a raccogliere. E poi scatenalo contro la sinistra, scatenalo, che lo vedo bello incassato. E buona fortuna, buona vita, stasera mandiamo la nazionale. Diciamo che ognuno ha le sue priorità. Le priorità per il PD e la sinistra è che i calciatori della nazionale si inginocchino, per me la priorità è che vincano e ci regalino emozioni. Viva Salerno, viva la Lega! E grazie a tutti voi che firmerete con questi referendum. Grazie di cuore. Ciao!